Salve, volevo parlarvi degli squilibri funzionali degli ormoni sessuali e maschili, in merito soprattutto alle interferenze che possono avere questi ormoni sulla possibilità di raggiungere un'ottimale forma fisica. Nell'uomo sappiamo che il testosterone è un ormone importantissimo, non solo per le funzioni sessuali, ma anche per la performance fisica e anche per la possibilità di poter costruire massa muscolare. Con poco testosterone i muscoli non si costruiscono e anzi, semmai, si ingrassa molto più facilmente. Quindi, cosa possiamo fare per stimolare la produzione endogena, cioè del nostro corpo, di testosterone? Beh, innanzitutto bisogna seguire un'alimentazione finalizzata all'aumento del testosterone, che prevede, per esempio, un quantitativo ottimale anche di calorie, perché già una dieta ipocalorica diminuisce la produzione di testosterone, e dove bisogna dare giusto spazio ai grassi. Perché si è visto che una dieta povera in grassi diminuisce i livelli di testosterone. I livelli ottimali di grassi di una dieta finalizzata a ottimizzare la produzione di testosterone vanno da un 20-40% di grassi. Sotto il 20 il testosterone tende a essere più basso, ma superare il 40 può avere un effetto controproducente. E come devono essere questi grassi? Questi grassi devono essere un po' grassi di tutti i tipi, nel senso che ovviamente i grassi poliinsaturi sono fondamentali per la salute, non devono mancare. I grassi monoinsaturi, soprattutto l'olio di oliva, si è visto che migliora proprio a livello della membrana cellulare delle cellule dell'AIDS, che sono quelle deputate a produrre testosterone, una miglior funzionalità e quindi viene prodotto testosterone. Ma grassi molto importanti sono anche i grassi saturi, che non devono mancare appunto nella dieta. E non dimentichiamoci del colesterolo, perché il colesterolo è proprio il precursore degli ormoni steroidei e quindi del testosterone. Ovviamente esistono anche integratori che possono favorire la produzione di testosterone. Il famosissimo è Tribulus terrestris, che aumenta la produzione di testosterone stimolando l'LH, che è quell'ormone ipofisario che a sua volta stimola la produzione di testosterone a livello testicolare. Ma altri integratori, per esempio il ginseng, che è in grado di stimolare direttamente la produzione di testosterone a livello testicolare, ma anche la produzione dell'LH. Lo zinco favorisce la produzione del testosterone e in più un effetto antiaromatasico, cioè diminuisce l'aromatasi, che è l'enzima che trasforma il testosterone in estrogeni, e quindi in un uomo questo non è un effetto positivo. Anche il Cordyceps sinensis, che è un fungo adattogeno, riesce a stimolare la produzione del testosterone. E poi è utile anche assumere antiossidanti, sia per la salute cellulare in genere, e mi viene in mente il resveratrolo, perché tra l'altro anch'esso ha un'azione antiossidante ma antiaromatasica. Lo zinco, importante anch'esso perché oltre a favorire la produzione di testosterone, ha appunto un'azione antiaromatasica. E l'allenamento, anche l'allenamento gioca un ruolo. Per esempio, è dimostrato che allenarsi coi pesi favorisce l'aumento del testosterone e che allenarsi coi pesi liberi piuttosto che alle macchine ha un effetto maggiore sullo stimolo del testosterone. Viceversa, l'attività aerobica, soprattutto quella lenta e continuata, cioè di endurance, deprime la produzione del testosterone. E nelle donne qual è la disfunzione a livello ormonale più frequente che può, diciamo così, incidere negativamente sulla forma fisica? Beh, è soprattutto l'eccesso di estrogeni, perché un eccesso di estrogeni comunque si traduce anche con ritenzione idrica, tendenza magari a accumulare più grasso, poi nella donna appunto a una certa età subentra anche l'abbassamento del progesterone, quindi si crea uno squilibrio fra questi ormoni, estrogeni e progesterone. Se esiste questa predominanza estrogenica, come intervenire con la dieta? Beh, abbiamo visto che se i grassi aumentano la produzione degli ormoni steroidei e il colesterolo è un precursore sempre degli ormoni steroidei, l'estrogeno è un ormone steroidei, è opportuno seguire un'alimentazione invece un po' povera di grassi, soprattutto di grassi saturi e colesterolo. Invece, senza dubbio, bisogna dare giusto spazio alle proteine, ma anche magari una moderata assunzione di carboidrati che favoriscono il metabolismo tiroideo e quindi aiutiamo a bruciare più grassi. E come integratori bisogna usare quelli che diminuiscono il carico estrogenico, quindi quelli che hanno un effetto un po' antiestrogenico, per esempio l'indolmetano e l'indole-3-carbinolo agiscono a livello del fegato e indirizzando gli estrogeni verso un metabolismo che porta alla formazione di estrogeni meno potenti. Poi anche il melone amaro, per esempio, è un integratore che diminuisce la produzione di estrogeni. Per
Altri integratori che possono aiutare in questo senso, posso, anche per esempio posso pensare alla melatonina. La melatonina ha un effetto tipo SERM, cioè Selective Estrogen Receptor Modulator, cioè agisce a livello dei recettori per gli estrogeni, spiazzando quindi in parte gli estrogeni stessi, e in più favorisce anche, diciamo, la diminuzione della produzione degli estrogeni stessi. Ci sono poi tanti ovviamente altri integratori che possono aiutare in questo senso. E per quanto riguarda l'allenamento, beh, anche l'allenamento deve essere utilizzato in funzione di ottenere determinati risultati compatibilmente alla situazione normale della donna. E già anche in situazioni normali, comunque, la donna ha due fasi durante il ciclo mestruale in cui prevalgono certi ormoni piuttosto che altri. In maniera specifica, nella fase follicolare, che è quella che corrisponde ai primi 15 giorni circa del ciclo mestruale, prevalgono gli estrogeni. Viceversa, nella seconda fase del ciclo, che va dal 14°, 15° al 28° giorno, prevale il progesterone. Ebbene, nella prima fase follicolare dove prevalgono gli estrogeni favoriscono il metabolismo dei carboidrati e quindi in questa fase è permesso l'uso di carboidrati che tra l'altro abbiamo visto essere in grado anche di stimolare la tiroide a funzionare meglio. Ma quindi in questo caso noi possiamo inserire carboidrati e diminuire i meci grassi per far sì che non produciamo troppi estrogeni in questa fase. E invece per quanto riguarda la fase progestinica, durante la quale invece migliora il metabolismo lipidico, allora in questa fase è meglio abbassare i carboidrati e alzare i grassi e addirittura si potrebbe fare una dieta chetogenica. Ovviamente anche l'allenamento va adattato a questa situazione, quindi nella prima fase, quella estrogenica, magari può essere opportuno più fare un allenamento finalizzato alla forza. Nella seconda fase invece magari è meglio fare un allenamento di tipo circuito cardio finalizzato soprattutto ad avere un effetto decongestionante. Bene, tutte queste cose noi le potremo vedere e ascoltare nel dettaglio nel prossimo seminario che io terrò il 23 febbraio, organizzato da Vitamin Center a Parma, in maniera specifica a Pontetaro. Il 23 febbraio al mattino, quindi vi raccomando, secondo me è un seminario molto interessante, tra l'altro Vitamin Company, essendo sponsor, permette, diciamo così, di accedere a un costo veramente ridotto di soli 30 euro e questo è un tipo di seminario che io invece normalmente quando tengo faccio pagare circa 100 euro, quindi è un'occasione da non perdere. Vi aspetto il 23 febbraio, arrivederci.